Volevo, prima di arrivare a casa, chiarire un po' la situazione perché poi sinceramente ho altro da fare e volevo ricapitolare il punto a cui siamo arrivati. C'è stato un master la settimana scorsa a Roma, master aperto a nuove figure che prima a quanto pare non erano ammesse. Queste figure, invece, queste persone che provenivano, adesso non so se fossero tutte dell'associazione di diritto infermieristico, comunque questa associazione che io neanche conosco, era rappresentata in un buon numero, però, come posso dire, la cortesia, l'educazione vuole che quando una categoria viene ammessa a un corso a cui prima non aveva accesso, bisognerebbe capire un attimo chi sono gli altri partecipanti e non si può pensare di entrare a gamba tesa portando avanti delle posizioni che interessano solo quella categoria quando ci sono 100 persone che probabilmente a questo non sono interessate. Questo lo dico per una questione di così proprio cortesia e sapere comportarsi nelle situazioni. Durante questo master ci sono stati dei momenti di polemica e in questa polemica una persona della platea si è alzata, è andata dietro il tavolo dei relatori, che è una cosa che non si è mai vista perché sempre è una questione di educazione, non la si fa, ha preso il microfono e si è messo a raccontare una vicenda che ha lasciato tutte le persone così un po' sorprese perché sono stati detti degli strafalcioni anatomici imbarazzanti. Tornando da Roma, io ho postato il post in cui dicevo che in quel master eravamo stati costretti per 15 minuti, anche se poi era di più, ad ascoltare gli infermieri che parlavano del demansionamento e quindi del fatto che loro non volevano pulire i pazienti e rifare i letti perché laureati. E dal minuto successivo è cominciata sul mio profilo una serie di rivendicazione di ruoli e competenze che sinceramente non mi interessava perché io faccio il medico anestesista rianimatore e come non mi interessava ascoltare quelle cose al master, ma le ho ascoltate perché non potevo fare diversamente, non mandava di leggerle sul mio profilo. La cosa però più assurda è che il giorno dopo è stato pubblicato un articolo dove si diceva che questi infermieri forensi erano stati, no, infermieri legali erano stati ammessi a questo prestigiosissimo master ed era stato pubblicato quel video dove si facevano gli strafalcioni anatomici senza rendersi conto che c'erano degli strafalcioni anatomici. Allora io mi domando, se una persona sbaglia perché è emozionata, perché magari non è abituata ad avere un certo tipo di platea, di uditorio e fa degli errori, può succedere, però non è che tu puoi pensare di pubblicare quel video come se fosse il momento più alto, quando in realtà è pieno di errori. E questa cosa ha poi scatenato quindi un po' di sorpresa anche in certi infermieri che sono andati a chiedere spiegazioni, a quanto pare senza ottenerle. Intanto, sempre in quei giorni si continuava una polemica infinita con una serie di offese anche personali e anche a sfondo sessuale verso di me, che ovviamente a quel punto ho ribadito quello che io pensavo, perché io da libera cittadina posso pensare assolutamente quello che voglio e non devo chiedere il permesso a nessuno per avere le mie opinioni. E a quel punto è stato scritto un comunicato stampa in cui si raccontava a tutta Italia che io ero stata oggetto di una segnalazione alla Federazione Nazionale dei Medici con sede a Roma. E nello stesso articolo si parlava di un magistrato, un cassazionista peraltro bravissimo, che raccontando cosa a cui io non ho assistito, perché io quel giorno c'ero e non ho mai sentito il magistrato difendere gli infermieri e sostenere che la loro presenza in quel master era giusta, anche perché non penso che lui gliene fregasse assolutamente nulla, e non era vero che c'era della gente che si era lamentata della loro presenza.
A questo punto, quindi, si era pure coinvolto un magistrato di Cassazione che non c'entrava niente come se in quel master ci fosse uno scontro tra categorie che invece si stavano scontrando sui social per una serie di imprecisioni che erano state dette. Poi il giorno dopo è uscito giù di lì un altro articolo sempre più imbarazzante, secondo me, lo dico veramente mortificata, in cui si raccontava che all'interno della categoria infermieristica c'erano delle persone molto gelose delle competenze che questi infermieri legali avrebbero acquisito a questo strepitoso e prestigiosissimo master che si teneva nell'aula della Corte d'Appello di Roma, che è un'aula, cioè non è che la Corte d'Appello di per sé trasmette nozioni, comunque vabbè, e quindi si diceva che queste persone invidiose, che questi erano i termini utilizzati perché questi infermieri erano ammessi a questo corso e gli altri no, era cominciata una campagna denigratoria verso di loro. E anche qui io sono rimasta comunque scioccata perché sarebbe come, non so, mi pareva boh, che neanche. Quando si è bambini si possono continuare a dire no, noi siamo stati ammessi al master, tutti gli altri sono invidiosi, il magistrato ha preso le nostre difese perché della gente non ci voleva, sinceramente noi non volevamo semplicemente perdere tempo a parlare di cose che non erano nel programma, perché non è che. Quando tu vai in mezzo a una platea eterogenea, puoi permetterti di prendere il microfono e andare a parlare come se qualcuno fosse interessato a te. Almeno dovresti chiederti se il pubblico ha voglia di sentirti. Ma la cosa che più mi lascia così stupita è che poi c'è stata una segnalazione alla Federazione Nazionale, che poi anche lì era stato scritto che gli infermieri avevano avuto una pronta risposta. Adesso io non so loro che cosa intendano per pronta risposta, però quello che è stato fatto è stato una trasmissione della segnalazione da Roma a Venezia, che è la sede del mio ordine, e loro l'hanno trasmesso a me. Allora, intanto quando si scrive a un presidente nazionale dei medici in questo caso non si può scrivere gentile presidenti con la I perché non si fa, cioè è una questione proprio di banale controllo dell'ortografia. E poi se si scrive di questioni ideologiche così non si può dire che io sono stata espulsa dall'esercito perché durante la mia missione ho abbandonato la mia postazione per salvare un gatto, quando tutto il mondo, a cominciare dal New York Times, ha riportato della mia assoluzione per la storia del gatto che mi ha peraltro resa celebre in tutto il mondo, e non solo sono stata assolta, ma come sanno tutti ho avuto anche il rimborso delle spese legali. Sono stata assolta per tutti i reati militari, quindi mi chiedo perché si va a dire al presidente dell'ordine, al presidente nazionale della Federazione Nazionale dei Medici che io ho in Kosovo abbandonato la postazione per salvare un gatto? Cosa c'entra? Cioè, gentile presidenti e la Balanzoni, volevate dire che io mollavo i pazienti per andare a salvare i gatti? Cioè, bisogna anche pensare che non è tutto un gioco. Cioè, quando ci si relaziona a certe persone, a certe categorie, strutturate, con una storia importante, persone anche, diciamo così, culturalmente di un certo livello, bisogna cercare di non fare errori di ortografia e comunque di mantenere una correttezza di fondo. E a questo punto io ovviamente vedrò che cosa succederà di questa vicenda, però sono un po' imbarazzata perché quando c'è uno scontro, lo scontro, cioè il nemico comunque, tra virgolette nemico, cioè la controparte dovrebbe essere stimata, cioè dovrebbe esserci un livello per cui uno non si senta mortificato, invece io a questo punto mi sento mortificata perché se mi leggo in una relazione in cui mi si segnala che io ho salvato un gatto in Kosovo e abbandonando la postazione, tutto quello che c'è scritto sopra, gentile presidenti, e tutto quello che c'è scritto sotto, così soffro, soffro, perché perdo veramente fiducia nel genere umano. Buona serata.